Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo di politica perché da domani l'ente provincia di Salerno avrà una nuova guida. Dopo 4 anni cambia il presidente, il successore di Canfora avrà da gestire questa volta molti problemi e meno risorse. Al voto 1.995 elettori tra sindaci e consiglieri comunali. Il primo servizio di oggi. La provincia di Salerno da domani avrà un nuovo presidente. In lizza per il ruolo di nuovo inquilino a Palazzo Sant'Agostino ci sono Roberto Monaco e Michele Strianese. Gli ex poll confermano Strianese, sindaco di San Valentino Torio, candidato del centro-sinistra, in vantaggio su Monaco, espressione invece del centro-destra. Le operazioni di voto sono cominciate stamani a partire dalle 8 del mattino. Buona l'affluenza alle urne dei quasi 2.000 elettori, espressione dei 158 comuni della provincia di Salerno, che risulta tra le più estese di tutta Italia. Hanno votato per il nuovo numero uno della provincia, che succede al presidente uscente Giuseppe Canfora, i sindaci e i consiglieri comunali dei 158 comuni di tutta la provincia di Salerno, in totale circa 1.995 elettori. Un autentico psicodramma si è consumato ieri invece nel corso del Consiglio Comunale di Salerno. Al momento del voto sul ripristino del doppio senso in via Benedetto Croce, ben 9 consiglieri di maggioranza hanno lasciato l'aula per evitare di votare a favore del provvedimento. È il segnale di un profondo malcontento manifestato anche in occasione del voto per la nomina di un manager per la società Salerno Pulita. Il voto cosiddetto bulgaro, con la maggioranza che pur storcendo il muso votava compatta anche quando il mal di pancia era evidente, è ormai solo un ricordo. Per alcuni è un significativo segnale di democrazia, per altri si tratta invece di una situazione non proprio rassicurante, scricchiolii che non depongono bene per il futuro. Non fa quasi più notizia, e invece lo è, il voto contrario, l'astensione di pezzi della maggioranza su alcuni provvedimenti, anche importanti, all'ordine del giorno, nei sempre più confusionari e poco allineati consigli comunali a Salerno. Non c'è ormai provvedimento che passi senza precisazioni, emendamenti, critiche anche da parte della sempre meno eterogenea maggioranza. E i casi relativi a via Benedetto Croce e alla nomina di un manager per Salerno Pulita lo dimostrano. Sulla nomina di un direttore generale per la partecipata del comune, che deve garantire la pulizia della città, incarico apicale di prestigio ed anche ben retribuito, intorno ai 140.000 euro annui, si è consumato un acceso dibattito alimentato dalla presenza dei lavoratori all'interno del Salone dei Marmi. E se la giunta compatta con a capo l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno sulla questione ha fatto valere le proprie ragioni, indicando nella nomina di un manager un requisito fondamentale per la soluzione di molti problemi, al dissenso annunciato dell'opposizione si sono aggiunti i voti contrari di 3 consiglieri di maggioranza, i fratelli Ventura e Carbonaro. Un segnale. Uno psicodramma si è invece consumato sulla farsesca vicenda relativa a via Benedetto Croce, al ripristino in quella strada del doppio senso di circolazione. Relazione dell'università a parte, che ha evidenziato criticità e vantaggi della reintroduzione della doppia carreggiata, è finalmente emerso il vero problema. Via Benedetto Croce resterà a senso unico perché i residenti sono contrari. Perderebbero diversi posti auto nel caso si sdoganasse il doppio senso. Dicevamo psicodramma perché hanno votato contro il doppio senso appena 15 consiglieri, 5 invece i favorevoli, tra cui l'assessore di maggioranza Mazzeo, 1 l'astenuto. Ben 10 invece hanno lasciato l'aula al momento del voto, una scelta democratica, ovvio, ma chiara nella sostanza. I socialisti Natella, Mondani, Ottombrino e ancora i fratelli Ventura, Carbonaro, Scanapieco, Di Carlo, Zati e Zitarosa per l'opposizione hanno deciso di non decidere, manifestando in questo senso quantomeno un disappunto.
Tecnicamente la maggioranza ha rischiato veramente di andare sotto, sarebbe stata una mazzata. Ma la questione è tutt'altro che archiviata. Il consigliere Mazzeo annuncia battaglia, già depositata questa mattina al comando dei vigili urbani di Salerno, una richiesta di maggiori controlli, l'istituzione delle strisce blu in via Benedetto Croce e un'attenzione massima mai fin qui registrata. Sul punto serpeggia nervosismo e malcontento, ma è probabilmente solo la punta di un malessere molto più diffuso. Le osservazioni mosse invece dal consigliere comunale dell'opposizione Giampaolo Lambiase sui costi dei servizi cimiteriali di cui usufruiscono anche le strutture delle congreghe e delle confraternite all'interno del cimitero di Salerno trovano una prima risposta. Il comune di Salerno si è riservato di analizzare le voci di spesa e se e in quale misura alcune sarebbero da attribuire anche ad alcune strutture private. Sentiamo. Il Comune di Salerno sta verificando nel dettaglio se nei costi dei servizi dell'area cimiteriale di Salerno ci sarebbero spese che invece sarebbero da attribuire alle congreghe religiose del Camposanto. I riflettori puntati dal consigliere comunale dell'opposizione Giampaolo Lambiase hanno spinto l'amministrazione comunale di Salerno ad attivare un controllo nei conti per capire se e in quale misura alcuni servizi del cimitero di Brignano andrebbero invece addebitati alle congreghe. Il consigliere comunale di Salerno di tutti, Giampaolo Lambiase, aveva puntato l'indice sulle zone speciali e su un potenziale giro d'affari gestito dalle confraternite e congreghe religiose, di fatto proprietarie all'interno dell'area cimiteriale di edifici che contengono oltre 2.000 loculi, che vengono direttamente concessi ai parenti dei defunti in cambio di circa 4.000 euro al loculo. Oggi nel Camposanto si contano diversi edifici e cappelle funerarie in uso alle confraternite e generalmente a enti ecclesiastici. Prima fra tutte la prima e la seconda cappella dell'Arciconfraternita della Madonna del Carmelo, poi gli edifici e le cappelle della confraternita di San Bernardino, la confraternita di San Filippo Neri, la confraternita della Dolorata, la confraternita di San Giuseppe e non ultimo l'edificio della diocesi di Salerno, il capitolo primaziale metropolitano. Credo che l'amministrazione comunale si stia interessando alla questione, al problema, in termini positivi come mi auguravo io. Gli atti, le convenzioni di cui parlano le congreghe, credo che risalgano a oltre 100 anni fa, noi stiamo parlando di atti di notai del 1844 e oggi sono cambiate completamente le normative di gestione delle aree cimiteriali. Le aree cimiteriali sono demanio pubblico e credo non sia possibile da parte di privati, diciamo, svolgere un'attività che tra virgolette può essere considerata come un'attività commerciale, comprano e vendono loculi, tra l'altro cose che abbiamo verificato anche qui all'interno del comune, forse utilizzando questo, mi hanno detto, utilizzando addirittura corrente, quindi energia elettrica da parte del contatore comunale. Ma questo andrebbe verificato, eh? Andrebbe verificato, ma credo che sia una cosa quasi certa. Non hanno, come ho già scritto in un comunicato stampa, addetti impiegati fissi che possano svolgere le funzioni, diciamo, tra virgolette, cimiteriali all'interno dei loro edifici, delle loro congreghe. E quindi e chi se ne occupa? Credo che si servano degli impiegati del comune e credo che gli impiegati del comune li paghino i parenti dei defunti. Ma gli impiegati del comune mica possono essere pagati dai parenti dei defunti? Credo regolarmente attraverso bollettini che vengono versati al comune, però è come se utilizzassimo personale, diciamo, di un ente pubblico per svolgere dei servizi ai privati, alle congreghe, alle confraternite che tra l'altro, diciamo, comprano e vendono loculi continuamente a una cifra a mio parere esagerata. Poi tra l'altro avevo sbagliato a fare il conto secondo le notizie che mi avevano dato, mi avevano parlato di 2.000 loculi a disposizione delle congreghe che vengono, diciamo, ceduti a soci e ad altri cittadini. Ad altri cittadini invece, dagli atti che mi ha fornito anche la segretaria comunale, si sta parlando di 11.500 posti per la sepoltura. E l'amministrazione comunale che risposta ha dato, che si auspicava?
La risposta che sta dando, non l'ha data ancora, è quella di verificare nel dettaglio i costi, diciamo, a carico del comune che vengono, tra virgolette, usufruiti dagli operatori delle congreghe. E quindi elettricità, la pulizia dei viali, l'illuminazione dei viali, cioè attraversano zone demaniali, zone pubbliche, zone gestite dal comune, usufruendo dei servizi del comune e da quello che ho capito non pagano niente, non pagano nessuna tassa. Ogni Santi e Defunti scatta domani alle ore 8 il dispositivo di traffico che riguarderà gli assi viari che conducono al cimitero di Brignano da domani e fino a domenica 4 novembre. L'apposita ordinanza firmata dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, in considerazione del notevole afflusso di cittadini che visiteranno il cimitero in occasione della commemorazione dei defunti, prevede limitazioni fino a 30 minuti dopo la chiusura dei cancelli del cimitero. Obblighi e divieti a via Brignano, dall'ex canile municipale fino all'intersezione con via Sant'Alfonso Maria dei Liguori, è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia Mare Monti per tutti i veicoli. In via Sant'Alfonso Maria dei Liguori è istituito il senso unico di circolazione in direzione Monti Mare su tutto il tratto compreso tra l'intersezione con via Brignano e l'ex canile municipale. Ai veicoli che percorrono questa strada, giunti all'intersezione con via Irno, è fatto obbligo di svoltare a destra e instradarsi in direzione Fratte. Per quanto riguarda via Irno, è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia centro-periferia su tutto il tratto compreso tra il ponte Rouen e il ponte sovrastante il Parco Salid. A veicoli provenienti da Fratte che percorrono via Irno in direzione centro, giunti all'altezza del ponte che sovrasta il Parco Salid, è fatto obbligo di svoltare a destra e di stradarsi sul ponte. Dalle ore 7 alle ore 20, nei giorni da domani fino a domenica 4 novembre, divieto di sosta e di rimozione forzata in via Brignano, su entrambi i lati della carreggiata, via Sant'Alfonso Maria dei Liguori, nel tratto del passaggio a livello, innesto via Irno, lato monte della carreggiata, su entrambi i lati del tratto di strada, compreso tra via Brignano e la rampa che conduce all'ingresso principale della D'Agostino, sulla destra del senso di marcia, fino dall'alto verso il basso, a partire dal bivio che conduce allo stabilimento Antiche Fornaci, fino all'altezza del secondo cimitero del secondo cancello del cimitero, lungo la rampa di accesso ancora dello stabilimento Antiche Fornaci, ovvero lungo il lato della scarpata. Sul tratto adiacente, il cancello principale di via Sant'Alfonso Maria delle Liguori, istituito il parcheggio riservato agli automezzi delle forze armate, della polizia e del pronto soccorso. Anche il gruppo turismo di Confindustria Salerno è sceso in campo per sostenere i sindaci della Costa d'Amalfi sulla proposta della ZTL territoriale. Il problema della viabilità sulla strada statale 163 amalfitana si ripercuote infatti su tutto il sistema turistico, provocando durante l'alta stagione un traffico veicolare insostenibile con code, ingorghi e traffico in tilt. Sentiamo. Il gruppo turismo di Confindustria di Salerno sostiene i sindaci della costiera amalfitana nella proposta di attivare una ZTL territoriale. In un dettagliato comunicato stampa, le motivazioni di tale approvazione. Da sempre, la viabilità sulla strada statale 163 amalfitana è stato un problema che ha provocato ripercussioni sul sistema territoriale turistico che nei periodi di alta stagione ha registrato situazioni di traffico veicolare insostenibile con code, ingorghi e traffico in tilt, si legge nella nota stampa. Il gruppo alberghi e turismo di Confindustria Salerno ha sempre segnalato e richiesto con forza l'implementazione di misure atte a limitare in misura più efficace il transito degli autobus, adeguandolo alle caratteristiche della viabilità, rafforzando i controlli nei punti di accesso e ampliando le postazioni degli ausiliari. In buona sostanza, il gruppo turistico di Confindustria sostiene la necessità di trovare soluzioni efficaci finalizzate ad alleggerire i disagi dovuti al traffico e a progettare interventi strutturali ad ampio raggio in tema di trasporto e mobilità. Per questa ragione appoggia l'iniziativa proposta inizialmente dal comune di Amalfi e poi sposata da tutti i sindaci della Divina. L'obiettivo della ZTL è quello di regolamentare diversamente gli accessi lungo la statale. L'idea propone di sviluppare una sorta di zona a traffico limitato territoriale che controlli e blocchi gli accessi dal momento in cui si arriva a capienza. Infine, il gruppo di Confindustria punta il dito sui singoli interventi ritenuti poco risolutivi
e sottolinea invece la necessità che la costiera amalfitana ha di portare avanti un progetto esecutivo di interventi strutturali per un modello di sviluppo integrato. Revocata l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande al Bogart Club. Ancora guai per i gestori della nota discoteca sequestrata venerdì scorso dai carabinieri del NAS per il numero eccessivo dei presenti, più del doppio di quelli consentiti. La revoca disposta dal comune è legata sempre alla presenza di una porta che dà all'interno del condominio attiguo al locale e per la quale era già stata chiesta la chiusura. Una porta inoltre che per alcuni è fondamentale per consentire l'aumento della capienza del locale a 400 persone. Chiudendo quella porta il locale torna ad essere utilizzabile solo per 149 persone, salvo altri provvedimenti giudiziari. Sono stati celebrati questa mattina a Rocca d'Aspide i funerali di Vincenzo Pepe e Pasquale D'Agosto, i due amici poco più che diciottenni di Rocca d'Aspide morti venerdì scorso in un tragico incidente stradale. L'intera comunità si è stretta intorno alle famiglie degli sfortunati ragazzi. Sentiamo. Celebrati questa mattina i funerali di Vincenzo Pepe e Pasquale D'Agosto, i due amici poco più che diciottenni di Rocca d'Aspide deceduti venerdì scorso nel tragico incidente stradale avvenuto in località Difesa sulla strada statale 166 degli Alburni. Le esequie si sono tenute nella chiesa della Natività, gremita ed avvolta in un'atmosfera densa di commozione, dove le salme sono state accolte da centinaia di cittadini che hanno voluto rivolgere l'estremo saluto ai due giovani, volati in cielo troppo presto per un destino crudele. A lenire il dramma dei familiari, distrutti dal più atroce dei dolori, l'omelia del parroco, molto sentita da una comunità scossa e sgomenta da una lunga catena di morte che ha portato via, in un 2018 maledetto, ben 7 giovani rocchesi. Le due bare bianche, tra due ali di folla, hanno poi lasciato il sagrato tra decine di palloncini bianchi, applausi e lacrime. In città, osservato in maniera rigorosa il lutto cittadino proclamato dal sindaco Gabriele Giuliano, con serrande abbassate durante il rito funebre e bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici. Il primo cittadino, oltre ad annullare tutte le manifestazioni in programma in occasione del lungo weekend di Ogni Santi, ha pubblicamente rivolto un toccante messaggio di cordoglio. Siamo ancora una volta sconvolti per la nuova, immane tragedia che ha sottratto a tutti noi altri due giovanissimi concittadini, i cari Vincenzo e Pasquale, entrambi appena diciottenni. Interpretando il sentimento di profonda e spontanea partecipazione di tutta la comunità, profondamente segnata, esprimo, si legge nel manifesto pubblico, profondo cordoglio per l'improvvisa ed incolmabile perdita di questi due ragazzi speciali, ben voluti da tutti per la loro grande bontà d'animo, sensibilità e dolcezza che li ha sempre contraddistinti in vita. Con animo fortemente addolorato e smarrito, conclude Giuliano, ma anche con estrema riverenza ed affetto, esprimo ai familiari, a nome di tutta la città di Rocca d'Aspide, la più sentita vicinanza per il violento ed immenso dolore che li ha colpiti e stravolti. Ed ancora cronaca, furto la scorsa notte all'interno della scuola primaria Salvo d'Acquisto appartenente all'istituto comprensivo di Capaccio Pestum. I ladri sono riusciti ad entrare nel laboratorio didattico dove hanno scassinato uno degli armadietti che conteneva i computer portatili, riuscendone a rubare 4. Poi però è suonato l'allarme che li ha spaventati e li ha messi in fuga. Sul posto sono giunti in poco tempo i carabinieri che li hanno costretti a fuggire. Sono in corso le indagini per riuscire a risalire alla loro identità.
Un compleanno con il botto. La banca di Montepruno spegne la prima candelina a Salerno, raccogliendo un successo quasi al di sopra delle più rosee aspettative. La filiale di via Silvio Baratta è diventata una solida realtà dopo neanche 12 mesi di attività. Il bilancio, infatti, è tutto nei numeri. Sentiamo. Ha spento da poco la sua prima candelina a Salerno la banca Montepruno. I numeri dell'Istituto di Credito Cooperativo del Vallo di Diano sono più che soddisfacenti. In un solo anno di attività, infatti, a Salerno 40 milioni di euro di depositi e 30 milioni di euro di finanziamenti. Un successo fatto di tanti segreti e altrettanti ingredienti. Piccoli e grandi, dall'attenzione sul territorio, passando all'orario continuato e al sabato lavorativo. Ne abbiamo parlato con il preposto al Fiero Albanese e con il direttore delle relazioni commerciali Enzo Canoro. Abbiamo raggiunto circa 40 milioni di raccolta, 30 milioni di impieghi, risultati che logicamente non ci aspettavamo nel primo anno, ma ce l'abbiamo, col lavoro di tutti ce l'abbiamo fatta. Anche questi hanno avuto un bel riscontro, soprattutto l'orario continuato, cioè l'orario continuato è l'apertura del sabato mattina, che hanno avuto successo, perché immagino anche dei clienti che non hanno il tempo di venire in banca, ne approfittano nell'orario di spacco pomeridiano oppure il sabato. Bene, sì, siamo veramente soddisfatti e quindi voglio ringraziare tutta la squadra che ci ha seguito, perché i numeri che abbiamo conseguito sono veramente importanti. Vogliamo ancora continuare per dare ancora maggiore forza al sistema sia delle BCC cooperative sia al discorso del territorio, a cui siamo particolarmente vocati e attenti, e quindi vogliamo continuare in questa nostra crescita, in questo nostro apporto all'economia locale. Forse il segreto della Montepruno è quello di andare un poco oltre le carte, come dico io, cioè conoscere bene i propri clienti, cercare di stargli vicino, conoscere le realtà aziendali, le famiglie, per cercare delle soluzioni fatte, come dico io, a vestito, fatto su misura, non come un brand normale che dà tutto a tutti nella stessa modo, con lo stesso sistema. Quindi andare ad analizzare bene in profondità sia le aziende che le attività familiari possono portare a una conoscenza maggiore e quindi a una maggiore assunzione di rischio in conformità alle possibilità sia delle aziende che delle famiglie. Noi certamente vogliamo prendere spunto da quelle che sono le istanze di un territorio, per cui sicuramente noi riceviamo tanto dal territorio, ma dobbiamo anche dare una parte di quello che riceviamo, anzi buona parte di quello che riceviamo, al territorio, per cui siamo pronti a guardare le istanze che ci verranno dal territorio stesso. Quindi sono più le preposizioni che vengono dal territorio a cui noi siamo attenti che quello che noi vorremmo fare. Certamente noi continueremo a dare una mano alle persone che hanno buoni progetti, ma che vogliono perseverare in una crescita, in un discorso di economia che deve andare avanti. E continueremo a sfogliare insieme il nostro telegiornale, ma diamo spazio alla regia per la pubblicità, tra poco. Ed andiamo avanti con il nostro telegiornale. Conta la sesta pizzeria in provincia di Salerno, la pizzeria Il Giardino degli Dei, che ieri sera in città, in via Trento, ha inaugurato un nuovo locale, 500 metri quadrati, con un'offerta diversificata, con un locale che sarà aperto tutto il giorno. Ieri sera il taglio del nastro. Trasformare la pizzeria in un locale aperto non stop 24 ore su 24, e questo è il sogno del maestro pizzaiolo salernitano Marco Di Pasquale, che ieri sera ha tagliato il nastro ad un nuovo locale, il sesto della provincia di Salerno, in via Trento, nel quartiere Mercatello. Un nuovo punto vendita per il Giardino degli Dei, una nuova esperienza food, boulangerie, coffee e drink. Una nuova sfida per Marco Di Pasquale, che per questa nuova inaugurazione è affiancato da un nuovo socio, l'avvocato Marco Venutolo. È un nuovo punto vendita che noi abbiamo messo su, io e il mio socio Marco Venutolo, e niente, ci auguriamo che sia un locale un po' spinto, perché abbiamo fatto grandissime novità, non ne sveliamo, però diciamo abbiamo fatto parecchie novità in questo locale, un locale a 360 quadri e poi è H24, che quindi chiunque vorrà mangiare la pizza alle 4 di mattina potrà venire qua
e poter gustare la nostra pizza. Io vengo da un mondo professionale completamente diverso, quello dell'avvocatura, però Marco quest'estate mi ha fatto questa proposta e, come dire, si può rifiutare una proposta di un campione del mondo? È impossibile, ed eccoci qui. Se abbiamo tentato di fare un locale nuovo con tante novità che consente di, appunto, a chiunque di poter venire a gustare la nostra pizza 24 ore su 24, e con la chicca di questo settore boulangerie, dove ci sarà un pane molto particolare, e da gennaio ci saranno anche belle sorprese televisive che non sveliamo però qui. 500 metri quadri per un nuovo locale dove ancora una volta Marco Di Pasquale, primo classificato al campionato mondiale della pizza nel 2006, vincitore del Guinness World Records del 2015 per il maggior numero di pizze prodotte in 12 ore, giudice di gara nelle principali competizioni nazionali ed internazionali riservate al mondo della pizza, offrirà alla sua clientela tante novità. Prima fra tutte la possibilità di degustare pizza tutte le ore e allo stesso tempo la possibilità di acquistare pane casereccio del marchio Bonci di Roma. Tante pizze, si aggiungono delle specialità, dei nuovi impasti? Sì, sicuramente ci sono delle novità, degli impasti a lunga lievitazione, degli impasti diciamo che a qualcuno può far male la farina o altre. Quindi anche pizza per chi è intollerante, ha delle intolleranze alimentari? Sì, delle intolleranze alimentari, ma non è senza glutine, perché qua il laboratorio, purtroppo il locale è a grande, però diciamo nei punti di lavoro non si potrebbe fare senza glutine, non lo facciamo. Non solo pizza, ma anche una piccola ristorazione, ma c'è di più, qui ci sarà anche tanto pane. Sì, tanto pane del mio amico, grande amico Gabriele Bonci di Roma. Ogni giorno prenderemo i pani suoi da Roma, li porteremo qua a Salerno per dare questo tocco di, diciamo, come abbiamo detto prima, di novità. Esperienza, passione, creatività, le migliori materie prime per realizzare una pizza di qualità che sappia raccontare le eccellenze del territorio. Sono gli elementi di forza della Pizzeria degli Dei di Salerno che ieri sera, alla presenza di tanti ospiti, ha battezzato il nuovo locale di Via Trento al Civico 131. La mia sfida è di dare un tocco in più alla città di Salerno, come la città di Salerno l'ha data sempre a me. Quindi io penso che abbiamo fatto veramente un bel lavoro e questo locale sono da molti anni che è spento. E quando io ho preso, anzi mo devo dire noi, perché giustamente noi che abbiamo preso accordo con il proprietario, la gestione vecchia, io subito, diciamo, mi sono attivato per prendere questo locale, perché questo locale è il punto della città dove sta. Però è impossibile non avere la clientela giusta per fare una determinata situazione, perché io avevo una pizzeria giustamente a 200 metri più avanti, l'ho spostata perché avendo una pizzeria di 30 metri, avendo una pizzeria di 500 metri, è meglio questa di 500 metri perché diamo agio di più ai nostri clienti di venire. Ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Ma non farti illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film La Chi, tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 2204 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport, di calcio. Salernitana impegnata alla Ricchi contro il Livorno, ma ne parliamo tra poco, subito dopo la pubblicità e non prima di aver visto insieme anche cosa ci riservano le previsioni del tempo per le prossime ore. In collaborazione con
Spei Formazione, corsi autofinanziati, autorizzati dalla Regione Campania. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di estetista, acconciatore, tatuatore, operatore sociosanitario e operatore sociosanitario specializzato. Anche corsi di formazione a distanza. Chiama subito 089 22 43 72. Spei Formazione, via Generale Gonzaga 9/15, Salerno Centro. Speiformazione.it. Anche su Facebook. Spei, da 50 anni formiamo professionisti di successo. Temperature, previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli coperti con piogge e temporali. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E siamo alla pagina dello sport, ci occupiamo di calcio, la Salernitana è in campo dalle ore 19 giocando la 10ª giornata del campionato cadetto allo stadio Arechi di Salerno contro il Livorno. Intanto ieri il Consiglio federale ha deciso che la Serie B resterà con l'attuale format a 19 squadre, ha vinto il buonsenso ed ora avanti con le riforme e probabilmente anche con i risarcimenti. Alla fine, si fa per dire, ha vinto il buonsenso. La FIGC ha deciso che la Serie B continuerà ad andare avanti senza integrazioni di organico, con il format a 19 squadre, nato strada facendo, imposto con una sorta di atto di forza un attimo prima che fosse stilato il calendario. Era ormai l'unica soluzione possibile per non alterare un campionato monco, atipico, ma che ha consumato già un bel tratto del suo cammino e che avrebbe mal digerito il reintegro in corsa di tre club, ammesso che sui nomi dei beneficiari del ripescaggio ci fosse stata almeno unanimità di vedute. Chi ritiene di aver subito un danno da tutta questa vicenda, ossia le società che hanno proposto ricorso in serie, potrà chiedere un risarcimento e nel caso sarà la federazione ad accollarselo, sgravata da questo possibile fardello alla Lega di B. Ora però non si può indugiare ulteriormente, occorre riformare la struttura dei campionati perché è impensabile che la B possa riproporre anche nella prossima stagione un format a 19 squadre e bisogna farlo fin d'ora senza aspettare eventi esterni di pari passo alla riforma dei campionati perché anche la C va ripensata alla luce del fatto che sono troppi i club che alzano bandiera bianca già durante la stagione, si vede il caso della propria scienza, va ripensata anche l'impalcatura della giustizia sportiva che ha mostrato troppi vuoti ed ha totalmente perso di credibilità. Il modo e la tempistica con cui il Collegio di Garanzia del CONI ha trattato la questione ripescaggi dovrebbe far riflettere. Dal prossimo fine settimana dunque tutti in campo, magari un po' scontenti, toccherà anche all'Entella e alla Villa Terbese in Serie C ed è tutto dire sui giochi dunque, ma si lavori seriamente per evitare che in futuro i tifosi debbano assistere ad uno spettacolo sconcertante quale quello che in questi mesi hanno offerto i signori del pallone. E ci occupiamo ora di basket, ribaltone in panchina in casa Givova. Ieri le dimissioni di Marco Calvani e l'ingaggio del nuovo coach Lino Lardo che esordirà domenica al Palamangano contro Latina. Sentiamo. Le due sconfitte esterne di fila, il polverone mediatico alzatosi per le foto che avevano messo in allerta la procura antidoping per un presunto caso di doping, le inevitabili frizioni e le scorie lasciate da giorni così intensi ed ecco che il ribaltone in panchina è servito. Marco Calvani lascia la guida della Givova Scafati e dalle sue dimissioni segue l'arrivo di Lino Lardo sulla panchina del quintetto gialloblu. Lardo, 59 anni, savonese di nascita, ha una lunga esperienza ed una grande passione per le sfide. Ha allenato la Grande Milano e non ha esitato a vivere un'esperienza in Libano, ha conquistato la promozione in massima serie con Rieti ed è poi ripartito dalle categorie minori sposando il progetto di Udine. Reggio Calabria, Bologna, Roma, Trapani sono alcune delle altre tappe della sua lunga carriera in panchina, iniziata a Bergamo come assistente di Carlo Recalcati. Vittorie e fallimenti, come capita nella vita e nella carriera di ognuno, ma anche tanta voglia di tornare in pista, accettando la sfida di Scafati che deve lasciarsi alle spalle un inizio di campionato con troppi alti e bassi in campo e con fibrillazioni inutili al di fuori. Lardo è atteso da una vera e propria full immersion, visto che avrà pochi giorni per preparare il suo debutto sulla panchina della Givova e per dare un'identità alla squadra. Domenica al Palamangano arriverà Latina e poi sarà la volta di Siena, due gare interne per la svolta.
La palestra piena di tifosi ed appassionati, una prestazione convincente e soprattutto i tre punti. Inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie C femminile della Salerno Whiskers. Alla Senatore, le ragazze care al presidente D'Andrea superano con un netto 3-0 l'Alpa Versa, bagnando con una vittoria lo storico esordio in categoria. Un match davvero senza storia, con le Fox che hanno dominato sin dal primo minuto, ma in discussione il risultato. Il sestetto salernitano ha fornito una buona prestazione all'esordio ed ora vuole proseguire su questa strada fino al prossimo incontro. Sabato, per le ragazze di coach Tescione, sarà tempo di derby a Mercato San Severino. E con quest'ultima notizia di sport termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.